Allora, buongiorno a tutti. Ecco un nuovo video di un punto combinato. Io ho utilizzato sempre un filato dell'outlet del gomitolo. Nella mia pagina ho già pubblicato una foto, ho postato una foto di questo punto con un filato sempre dell'outlet del gomitolo, ma più spesso. Qui utilizzo un cotone e nella foto invece è un misto lino e viscosa. Adesso vi faccio vedere questo punto combinato. Allora, dovete scegliere un multiplo di 4 più 1 se lavorate linearmente. Se invece lavorate in tondo, basta un multiplo di 4. Allora, io per il mio campione ho montato 25 catenelle, quindi ho fatto il mio cappietto come sempre, poi inserisco l'uncinetto dopo averlo caricato e la mia prima catenella. Continuo così fino ad arrivare a 25 catenelle. Arrivate alle vostre 25 catenelle, io proseguo in questo modo. Realizzo altre 3 catenelle, poi vado a lavorare un punto alto nella quinta catenella, quindi contate 1, 2, 3, 4, 5, nella quinta andate a lavorare un punto alto e fate per tutto il giro dei punti alti, quindi verranno 25 punti alti e così fate il primo giro del motivo. Nel secondo giro fate una catenella, vi inserite nello stesso punto da cui parte la catenella e fate un punto basso. 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Saltate 2 punti alti sottostanti e andate a lavorare nel terzo un punto basso in questo modo. Poi fate di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Saltate 2 punti alti, quindi 1 e 2, andate a lavorare nel terzo di nuovo un punto basso e continuate così per tutto il giro, quindi un punto basso, 5 catenelle, saltate 2 punti sottostanti e nel terzo andate a lavorare un punto basso e così via per tutto il giro. Nel terzo giro realizzate 3 catenelle, 1, 2, 3, un'altra, vi inserite nell'archetto sottostante e andate a lavorare nella catenella centrale, quindi una, due, nella terza andate a lavorare un punto basso in questo modo. 2 catenelle, una e due. Vi trovate a lavorare nell'archetto successivo e in questo archetto successivo andate di nuovo a lavorare nella terza catenella, quella centrale. Vi consiglio di inserirvi proprio nella catenella perché il lavoro viene più pulito e soprattutto più gradevole. 2 catenelle, mi sposto nell'archetto successivo e vado a lavorare nella terza catenella un punto basso e così via per tutto il giro. Vi verrà, spero che si veda bene, un lavoro di questo tipo. Questo giro lo terminate in questo modo. Quindi avete fatto il punto alto nella terza catenella dell'archetto, poi realizzate un altro, scusate, un punto basso nella terza catenella dell'archetto, poi realizzate una catenella e poi un punto alto
sopra il punto basso sottostante e in questo modo terminate il giro. Si procede poi con il giro successivo in questo modo. Allora, 3 catenelle, 1, 2, una catenella all'interno dell'archetto, scusatemi, un punto alto all'interno dell'archetto, un punto alto sopra il punto basso. Nell'archetto successivo realizzate 2 punti alti, un punto alto sopra il punto alto, sopra il punto basso sottostante. 2 punti alti nell'archetto. Un punto alto sopra il punto basso e proseguite così per tutto il Allora, giro. Terminato il giro, il motivo si presenta in questo modo. Poi proseguo, giro in questo caso il mio lavoro, realizzo una catenella e nello stesso punto un punto basso. Proseguo facendo 9 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Salto 2 punti alti e lavoro nel terzo un punto basso. In questo modo, altre 9 catenelle. State attenti a saltare 3 punti alti e non 2. Vi consiglio di contarli 1, 2, 3. Nel quarto inserisco l'uncinetto e faccio un punto basso. Di nuovo 9 catenelle. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Salto 2, 3 punti alti, scusate, vado a lavorare nel quarto un punto basso, in questo modo, e continuo così per tutto il giro. Come proseguo? Quindi abbiamo fatto 1, 2, 3, 4. Nel quinto giro proseguo facendo 4 catenelle più altre 2 e vado a inserire l'uncinetto nella quinta catenella dell'archetto. Anche in questo caso vi consiglio di inserirla, di inserire l'uncinetto nella catenella e fate un punto basso. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vi spostate nell'archetto successivo, inserite l'uncinetto nella quinta catenella e fate un punto basso e continuate in questo modo fino alla fine del giro. Concludete il giro con un punto altissimo. Come proseguiamo a questo punto nel sesto giro? Allora, realizzo 3 catenelle, 1, 2 e 3 e un punto alto in questo modo. Poi proseguo un punto alto nel punto basso sottostante. In questo modo. 3 punti alti nell'archetto, 1, 2 e 3. Un punto alto sopra il punto basso. 3 punti alti nell'archetto. 2, 3. Un punto alto sopra il punto basso sottostante. E continuate così fino alla fine del giro. Il motivo è quindi composto. Infatti, da questo giro in poi riprodurrete
il secondo giro, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e poi di nuovo. Così a ripetersi. Io l'ho realizzato sia con un uncinetto numero 3, come appunto vi ho fatto vedere, e nella mia foto su Facebook con un uncinetto del 4 e un filato un po' più spesso. Il lavoro secondo me viene bene con entrambi gli uncinetti, anche il motivo risalta ugualmente. Quindi spero di essere stata chiara nella spiegazione e grazie per avermi seguito e al prossimo tutorial. Vi aspetto.